Amici bianconeri, ben ritornati, amici di Scorum Italia TV, all'appuntamento con Due uomini e una signora. Siamo arrivati all'episodio numero 11, io sono Frafio Matale. E io sono Spice Boys. Insieme, come al solito, per parlarvi di Juve. E la prima cosa che chiederei subito al mio amico Spice Boys è se la crisi è finita. Prima di tutto un saluto a tutti, bravo, ottima domanda, perché se me lo chiedevi i primi 10 minuti di Sassuolo Juve la risposta sarebbe stata no, ho detto stiamo continuando con il nostro trend negativo. Poi fortunatamente abbiamo trovato il gol con Khedira grazie a uno strepitoso Cristiano Ronaldo che ha messo lo zampino in tutte e 3 reti. Abbiamo portato a casa una partita più difficile di quanto il risultato potrebbe dire. È stato un 3-0, ma abbiamo rischiato parecchie volte. Anche il minuto iniziale il Sassuolo sembrava la Juve e noi sembravamo il Sassuolo. È vero, ci hanno aggredito, un approccio sicuramente migliore del nostro. E poi una cosa che sembra un'abitudine purtroppo negativa di queste ultime partite è che se gli altri non riescono a farci gol glielo facciamo fare noi, no? Cioè, anche ieri Rugani... Questa volta ci abbiamo provato in tutti i modi. Sì, tra Rugani e Pjanic all'inizio direi che Pjanic con quel passaggio corto. E anche Szczesny nel secondo tempo con quell'uscita... in tutti i modi, ma stavolta la fortuna ci è girata a nostra parte. Eh sì, io non oso immaginare che piega avrebbe preso la partita se l'arbitro avesse fischiato quel rigore. E colgo la palla al balzo e ti chiedo, era rigore? Rigore, solite polemiche quando gioca la Juve, è diciamo un episodio al limite, ma io ho visto che il portiere tocca la palla e poi tocca anche il giocatore, quindi il portiere non può scomparire, e lì l'importante è che intervenga sulla palla, che poi tocca anche il calciatore. Infatti ho visto anche molte moviole, soprattutto post partita, anche io la partita l'ho vista su Sky, quindi sembrano tutti d'accordo che non fosse rigore. Poi invece qualche altra bandiera non la vede così. Qualche altra bandiera, siamo abituati ormai a sentire i commenti del lunedì. Io anche ieri, dopo aver visto la partita su Sky e soprattutto nel momento del rigore, la mia idea era che non fosse ovviamente subito che non fosse rigore, però sono situazioni un po' al limite, quindi ci poteva stare anche una valutazione diversa da parte dell'arbitro, che tra l'altro ha guardato anche l'azione al VAR, quindi... Certo, ha riguardato l'azione al VAR. Ha visto anche lui così. Esatto. Come dicevi tu, coadiuvato dal parere di 2 esperti come Trevisani e Adani, che ieri commentavano la partita, il rigore in effetti non è stato assegnato, ma questa mattina i soliti nomi hanno voluto di nuovo ricreare il polverone, sempre sull'arbitro Mazzoleni, tra l'altro. E no? È bello quello anche, bello. Già all'inizio, prima della designazione, come al solito, i soliti commentini, da parte di qualcuno, subito dopo qualche commento. Siamo abituati, come diciamo sempre. Però ormai purtroppo ci abbiamo fatto il callo. Ci abbiamo fatto il callo. Comunque l'importante... Abbiamo fatto questi 3 punti, abbiamo allungato su Napoli, abbiamo dato anche, forse speriamo, anche un calcio alla crisi, anche dal punto di vista, diciamo, della fiducia. Seria una vittoria così rotonda, quindi un 3-0 che ci fa bene, anche se comunque, come al solito, adesso voglio chiedere anche a te, dato che siamo anche abbastanza critici sull'operato di Allegri. Non è stata una bellissima Juve, a parte magari qualche situazione, a parte, come abbiamo detto, Ronaldo strepitoso, non è ancora una Juve. No, non è ancora una Juve al top, evidentemente, perché se no quel quarto d'ora iniziale al Sassuolo in teoria non lo lasci, anche perché rischiando di lasciare quarti d'ora agli avversari, una volta capita all'inizio, a volte capita alla fine del primo tempo, come a Bergamo dove hai preso 2 gol e hai praticamente perso la partita, rischi che se le cose vanno male la partita magari non la vinci. Io continuo a ripetere, se in quel quarto d'ora lì l'arbitro avesse visto in un'altra maniera l'azione del contatto tra Szczesny e Djuricic, lì si poteva parlare tutta di un'altra partita magari, perché poi comunque in un periodo così passi in svantaggio, rientra sempre un po' di nervosismo, hai la paura di nuovo di continuare questa striscia negativa. I difensori io li vedo ancora molto insicuri. Parlando adesso, vorrei chiedere anche qualche parere a te dei singoli. A me Rugani non è ancora piaciuto, vedo sempre troppo insicuro, troppo immaturo, non mi dà per niente sicurezza. Caceres forse sì, è un pochino meglio comunque, un pochino... Sì, sì, concordo, Caceres probabilmente, anche se non è al top della forma, e adesso non vorrei dire una parola grossa, ma mi sembra un... posso dirlo, un ex giocatore, forse esagero, no? Però insomma rispetto al Caceres che conoscevamo noi, sì, è una versione un po' ridotta di quello che conoscevamo noi, comunque si salva con l'esperienza, la grande esperienza che ha, riesce tante volte a sopperire a probabilmente una carenza fisica o tecnica di quest'ultimo periodo. Rugani, ahimè no, Rugani se deve essere lui il perno centrale della difesa, il punto di riferimento al quale l'altro compagno si appoggia, io credo che attualmente non sia in grado di ricoprire questo ruolo. Potrebbe giocare delle discrete partite accanto a Chiellini o a Bonucci, da solo vicino a Caceres no, penso proprio di no. Ne abbiamo avuto la prova già in parecchie partite. Speriamo appunto, come sembri, che per la partita con l'Atletico dovrebbero recuperare addirittura tutti e tre i difensori, sì, Bonucci, Chiellini e Barzagli. Barzagli già in panchina, su Chiellini si è molto fiduciosi, Bonucci potrebbe anche lui farcela. Sono molto contento del recupero di Barzagli, perché lo stimo tantissimo come professionista, come uomo, eccetera. Piace tanto anche a me. Però vorrei fare adesso una piccola battuta. Adesso c'è di nuovo quel cambio di Allegri che toglie il centrocampista per mettere il terzino, sì, e passare a difendere a 5 con Barzagli, sì, speriamo forse da una parte era un'arma a doppio taglio avere Barzagli, esatto, perché gli posso venire. Avevamo spuntato Allegri con Barzagli, infatti ultimamente non è più successo quando ho tolto Barzagli, esatto. Poi a proposito di singoli, anche sono contento del recupero quasi pieno di Khedira, che comunque abbiamo visto quando in forma, sì, è un ottimo giocatore. La scorsa partita ha sfiorato 2 volte il gol, questa volta anzi in gol. Il gol lui ce l'ha in, sì, canna il gol comunque, molti inserimenti, fa molto movimento, si inserisce in avanti, forse è quello che è mancato anche un po' la Juve. E poi Ronaldo, vabbè, come abbiamo già detto, in tutti e 3 gol ci ha messo lo zampino. Siamo al minuto numero 7 e stai parlando di CR7, sì, questo è un riferimento voluto, esatto. Prima di parlare di CR7 ti appoggio a pieni voti il giudizio su Khedira, perché io trovo che Khedira, quando sia in perfetta forma, e forse ancora non lo è, forse adesso è ancora all'80%, ma un Khedira in perfetta forma per me è nei top 5 centrocampisti d'Europa, sì, perché sì, i tempi di inserimento, di capacità di capire la posizione, di anche abilità in zona gol, non so, trovamene altri in Europa, cioè ci sono, ma veramente sono 4 o 5. Khedira, il suo grosso limite sono sempre stati i problemi fisici, che ci si corregga per questo finale di stagione. Esatto, esatto. Recuperare un giocatore del genere per me potrebbe essere fondamentale in un momento, sì, così. Anche e poi, me, ovviamente, come dicevi tu, CR7, no? E l'esultanza che ha fatto, come lo vedi questo gesto? Un grande giocatore, un grande uomo, un suo compagno di reparto, tra l'altro in difficoltà, un momento un po' critico, ha voluto omaggiare il gol che ha fatto. Si è campione anche per queste cose. Campione anche per queste cose, ma Ronaldo infatti è anche un campione apprezzato per com'è, soprattutto dentro il campo ma anche fuori. L'effetto Ronaldo è pazzesco, hai visto anche quel tifoso che ha voluto fare l'invasione di campo, gli ha fatto l'esultanza di fronte, sì, cioè veramente ha portato questa sana dose di follia anche tra i tifosi. Follia, no? Euforia. Euforia, bravo, forse il termine più giusto è questo, che lo noti anche da queste cose qua, no? Da questi piccoli gesti, piccoli grandi gesti, perché poi il tifoso ha ricevuto il daspo, ho letto, che prima non c'erano, non eravamo abituati molto a queste cose, no? Anche con altri grandi giocatori che abbiamo avuto in passato. Sì. No, lui è proprio da un altro pianeta, tanto lo definiscono un marziano, ma da un altro pianeta in tutto. Poi il gol strepitoso, no? Strepitoso, fa sempre gol bellissimi, e comunque anche quando non segna abbiamo visto che crea assist, situazioni, sì, sì. Speriamo anche per questa benedetta, maledetta Coppa che anche lì faccia veramente tanto. E come scrivevo qualche tempo fa, purtroppo mi dispiace appunto che abbiamo fatto questa squadra spettacolare quest'anno, soprattutto in attacco, l'arrivo di CR7, ma con questa difesa un pochettino un po' vecchiotta, un po' incerta, lasciato partire Benatia, come diciamo prima, Rugani e Caceres sono all'altezza. Dobbiamo sempre sperare che adesso Chiellini e Bonucci reggano tutto il tempo, facendo gli scongiurarsi infortunio, che prendono pochi cartellini. Forse sono pessimista, non so te sei la persona. No, io la vedo come te. Sì, la vedo come te. Bisogna sperare appunto che se dovessero saltare qualche partita non sia qualche partita clou di Champions League, soprattutto. Sarebbe veramente perché... un peccato, proprio quest'anno. Esatto, però le grandi squadre, quelle che vogliono puntare a tutti gli obiettivi, forse qui c'è un piccolo limite, no? Anche da parte nostra. Si è sempre detto di questa panchina profonda quest'anno, di questa... come possiamo definirla, di queste praticamente due squadre titolari, no? Tra titolari e riserve. Però se stai proprio a guardare non è proprio così, cioè a centrocampo ci siamo trovati corti qualche volta, in difesa abbiamo avuto la riprova quest'anno. Ecco, forse dove si può migliorare negli anni futuri è veramente dare delle riserve, prendere delle riserve all'altezza dei titolari. Bene, siamo trovati veramente tante volte appunto con la coperta corta, diciamo siamo pieni solo dalla tre quarti in su. Ma centrocampo, una partita adesso, qualche partita fa non avevamo neanche un centrocampista di ruolo come riserva, forse Bernardeschi che è centrocampista punto puro non è, in difesa abbiamo avuto anche adesso ultimamente la conferma. Siamo dovuti, ricorrere ai Caceres nella situazione, quindi evidentemente qualche spia accesa c'era, no, in questo, quindi speriamo che Paratici ci metta una pezza. Sotto questo aspetto qui. Altra cosa che volevo dire riguardo al campionato, sono 11 punti adesso di vantaggio, no, sul Napoli. Venerdì c'è Juve Frosinone. Allora, non c'è un rischio adesso, secondo il tuo parere, che queste partite, dato che c'è un impegno molto più importante all'orizzonte, vengano un po', come dire, snobbate, oppure alla Juve questo non succede? No, il rischio c'è, l'abbiamo visto già quest'anno, mancanza di concentrazione l'abbiamo visto in parecchie partite. E comunque è abbastanza pericoloso, perché noi adesso abbiamo il campionato abbastanza semplice, avevamo solo un impegno, giocato comunque con squadre non d'alta classifica, ed è ora di mettere anche fine in cascina, perché se... e spero dovessimo andare avanti in Champions League, poi ci troveremo vari partitoni sia di campionato che di Champions League, e forse magari più avanti gestire un po' più avanti magari le forze, quindi secondo me è meglio fare i punti adesso, portarci a più 14 col Frosinone e poi è vero che risparmiare l'energia per la Champions, ma anche concentrazione. Sì, ci sono poi 5 giorni, no, tra l'impegno di venerdì col Frosinone. L'ha fatto presente anche Allegri, perché il rischio insomma è alto, lo sa anche Allegri, i giocatori insomma hanno già la testa all'Atletico, dicono il Frosinone. Il Frosinone invece è una squadra che può benissimo salvarsi, in piena lotta a salvezza, ha visto anche partite contro il Parma, che la Juve comunque si può anche fermare, comunque, soprattutto se non è in giornata e se c'è qualche acciacco. Esatto, poi il grande mister Marco Baroni, no? Il nuovo allenatore del Frosinone, io me lo ricordo da tecnico della primavera della Juve, che fece grandi cose, e se non erro vinse anche un torneo di Viareggio, adesso non vorrei sbagliarmi, ma direi che l'ultimo Viareggio fu vinto sotto Baroni. Sì, è vero, lui l'ha vinto, adesso non so se è l'ultimo o comunque... Sì, forse l'ultimo no, perché l'ultimo lo vinse Grosso in panchina, comunque vinse un Viareggio anche lui, e me lo ricordo come un ottimo tecnico, poi comunque allenato, insomma un tecnico abituato anche a lottare per determinati obiettivi. Non è scontato come partita, assolutamente, sarebbe un peccato incappare di nuovo con un mezzo passo falso come contro il Parma, perché poi più avanti serviranno più energie e più. A proposito di acciaccati, la gestione di Douglas Costa, Dybala, secondo te... Hai toccato un tasto dolente, perché io ci ho scritto anche un post in settimana. E allora, distinguerei le due cose, no? Di Douglas Costa e Dybala. Allora, innanzitutto da tifoso sono rimasto molto male del comportamento di Douglas Costa, che è volato a Parigi per partecipare a un party da infortunato. Io queste cose, abbi pazienza, non le tollero. So che magari su queste cose siamo anche abituati, i nostri giocatori solitamente arrivano abbastanza dritto al confronto di altre squadre, forse questo qua è anche un nostro plus, che magari sono quelle piccole cose che alla lunga fanno. Comunque, certo, scusa, certo. T'ho interrotto, continua pure. No, cioè mancherebbe, anzi, hai sottolineato una cosa molto giusta. E per finire il pensiero, dicevo appunto che se tu voli a Parigi e vai a una festa, per quanto festa tranquilla possa essere, cioè la sollecitazione fisica tra il prendere un aereo, andare a ballare o partecipare a un evento del genere, piuttosto che startene a casa sul divano con i muscoli rilassati, non può essere certo. La stessa cosa. Sì, sì. Quindi tu, da infortunato, hai secondo me il dovere, come un qualsiasi lavoratore ammalato, di startene a casa. Non dico segregato in casa 24 ore al giorno, ma non di fare... Esatto, almeno evitare queste cose qui. Poi vuoi uscire la sera, andarti a bere un cicchetto con gli amici, lo puoi anche fare. Certo, però, sì, sì. Insomma, ci sono comportamenti e comportamenti. Perfettamente d'accordo. E quindi, non so, da tifoso sono rimasto male per questo. Per quanto riguarda Dybala, lui ha avuto questa reazione nella partita col Parma perché non è stato inserito dopo un lungo riscaldamento, no? Se n'è andato direttamente negli spogliatoi. Ha preso questa panchina punitiva, non so, con Allegri non si sgarra tanto su questi aspetti qua, no? Ci ricordiamo anche Bonucci. Esattamente, ci ricordiamo anche il fatto di Bonucci. Quindi secondo me il trattamento del giocatore in questo caso, come nel caso che fu di Bonucci, è stato esemplare. Gli si fa capire che ha sbagliato, gli si dà una punizione limitata, tra virgolette, e poi dopo, quando tutto viene chiarito, si rimette tutto quanto nella normalità delle cose. Ora sta a vedere l'intelligenza del giocatore di capire queste cose e di ricominciare da zero. Ecco, tu come la vedi secondo te? Dybala, al quale tra l'altro è stato anche affidata una fascia da capitano, esatto, sì. No? Da vice capitano, anzi, perché il capitano è ufficialmente Chiellini. Infatti col Sassuolo si vedeva che ha voglia di riscattarsi, sembra che la questione sia anche abbastanza chiusa. Esatto, il ragazzo quindi... sembra intelligente, no? Dovrebbe aver capito questo. Quindi. Invece su Douglas Costa sono assolutamente d'accordo con te. Tanti dicono ma che sono privazioni assurde che non dovrebbero darsi, invece appunto secondo me questi qua sono giocatori super professionisti, prendono un sacco di soldi, ma li prendono anche proprio perché devono fare certi tipi di sacrifici, perché certo. Guadagnano 200.000 euro al mese, un motivo ci sarà anche, se hanno qualche limitazione, qualche cosa, qualche regola ferrea, in fondo sono certo. Guadagnati anche per questo questi soldi, se il regolamento della società è quello, ma non è un regolamento solo perché bisogna essere duro, ma come dicevi tu, comunque un muscolo infortunato ma ha bisogno di riposo e tu certo. Non puoi rovinare anche, comunque la società su di te ha fatto un investimento, anche hai dei compagni di squadra che devi rispettare, tu devi essere in forma e devi appunto essere professionista a tutto tondo ed è giusto che hai il dovere morale di comportarti in una determinata maniera, il dovere morale è dovere anche proprio professionistico, ho detto, perché guadagni un sacco di soldi e quei soldi appunto si guadagnano anche proprio per quel motivo lì, perché hai dei doveri diversi magari da un altro lavoratore che fa un altro lavoro, tu hai certi doveri, certi limiti che purtroppo è vero, se un ragazzo di 25-30 anni e un sacco di soldi vuoi divertirti, però il tuo lavoro è quello, prevede anche quello. Però lo puoi fare in determinati momenti e sotto determinate regole, non c'è bisogno di... Anche se formalmente lui non ha violato nessuna regola, no? Era il suo giorno di riposo, è una questione di opportunità, sei infortunato, stai a casa a recuperare, perché il professionista nello sport, nel calcio in particolare, deve... tra virgolette il servizio 24 ore su 24, no? Perché deve comunque curare il suo fisico con l'alimentazione anche nei momenti di riposo, fa parte del lavoro quello, fa parte del lavoro anche quello, certo. Va bene, parliamo dell'Atletico, così un accenno solo, poi ne parliamo meglio la settimana prossima. Sì. Allora, l'Atletico che ha, l'ho letto pochi minuti fa nei miei giri di aggiornamento, il record negativo da quando Simeone è allenatore dell'Atletico di punti in campionato, solo 44 punti. Sì. Cosa vuol dire? Secondo te? Passa bene anche questo all'Atletico, anche dal punto di vista del gioco. Io non seguo la Liga, ma come te appunto ogni tanto leggo sport in generale, adesso ultimamente, dato che sarà il nostro prossimo avversario di Champions, mi informo un po' di più. Anche loro quest'anno un anno un po'... sono terzi in classifica, hanno appena perso il derby con il Real. Il Barcellona per fortuna loro non ha vinto, se no avrebbe allungato a nove lunghezze, un distacco che già era enorme, adesso sono solo a 7. Ancora quindi l'unicino della speranza per vincere, per poter ambire, diciamo, vincere il campionato ce l'hanno, ma secondo me In Champions League secondo me sarà diverso, come tante volte capita. Comunque la squadra, l'allenatore, sappiamo che è un bravo allenatore, i giocatori ci sono. In Champions League avranno molti stimoli, secondo me magari in campionato anche loro magari ormai non dico che hanno abdicato, ma vedono che dura, ma in Champions si accontentano League, un po'. In Champions League sanno che comunque basta vincere qualche partita per raggiungere traguardi importanti, invece il campionato si sa che non dipende solo da loro, dipende da altri. Ah, certo. Quindi, però quest'anno l'Atletico è sicuramente un avversario forte, il più forte che potevamo tra l'altro prendere tra le seconde squadre, però fortuna nostra non sta girando come gli altri anni. Questo spero che sia un vantaggio, soprattutto dato che arriviamo in questo momento anche un po' particolare per noi. Sì, sì, noi sembriamo in una fase un po' più di uscita dalla crisi, se vogliamo. Speriamo. Loro sembrano esserci dentro con entrambi i piedi, però come dicevi tu e concordo pienamente, in Champions League è tutta un'altra storia, si riparte da zero e squadre in crisi nel loro campionato tante volte danno il meglio di loro in Champions League, quindi questa non è una grande indicazione, secondo me. Per quanto riguarda l'Italia, allora adesso anche il Napoli che pareggia a Firenze, ti chiedo l'ultima battuta, secondo te anche loro hanno ormai abbandonato sogni di scudetto oppure... Ho avuto quella sensazione nel secondo tempo della partita con la Fiorentina. Napoli molto strano, per quanto la superiorità del Napoli era evidente, no? Quando acceleravano... Ho visto la partita, ho detto qua il gol lo fanno, sono pronti invece... Sì, però per lunghi tratti del secondo tempo io ho visto un Napoli quasi rinunciatario, quasi disinteressato tutto sommato all'incontro, quasi come se pensassero vabbè tanto anche se vinciamo sono sempre 9 punti, sono sempre tanti, no? Come fosse scattato quella specie di meccanismo lì. E dato che anche loro adesso hanno l'impegno di Europa League, non vorrei che, o meglio vorrei che, che avessero fatto un ragionamento del genere, no? Anche loro, da dire concentriamo lo sforzo sull'impegno europeo, che alla fine sarebbe un grandissimo risultato. Vincere un trofeo internazionale come l'Europa League, che l'Italia da quando c'è la nuova formula non ha mai vinto, non si è neanche mai avvicinata a vincerlo, sarebbe un grandissimo risultato che salverebbe, anzi darebbe un lustro particolare alla loro stagione. Quindi, e sarebbe anche un trofeo alla portata, perché comunque il Napoli penso che è tra le maggiori candidate, tra le... insomma potrebbe anche realmente vincere, potrebbe essere una tra le favorite proprio il Napoli, quindi giustamente dice perché sprecare energie. Anche il pubblico penso, adesso ricordo la scorsa partita contro la Samp c'era il San Paolo mezzo vuoto, quindi è vero, per quello mi sta dando un pochettino senso che si stanno un po' scaricando per il campionato. Può darsi, del resto le lunghezze sono 11, sono tante, la Juve... ogni tanto sbaglia una partita, ma finora ha fatto solo 3 pareggi e tutte vittorie, quindi sai, recuperare punti, anche 11 punti a una squadra del genere, meno di grandi crolli, certo. Un discorso similare potrebbe essere stato fatto nell'ambiente del Napoli. Va bene, caro Omar, io direi che abbiamo finito anche per questa settimana. Io passo a salutare te, a salutare tutti quanti gli amici che ci hanno seguito. Un bel saluto anche da Spice Boys. Buona settimana, ci vediamo lunedì prossimo, dove parleremo di nuovo di campionato per la partita col Frosinone e dell'imminente sfida della Champions. Saremo un po' più concentrati su questo. Sarà sicuramente focalizzato su quella partita lì. Ormai ci siamo, adesso adesso abbiamo atteso dei mesi, finalmente ritorna sta Champions, il nostro obiettivo, speriamo bene. Ormai ci siamo dentro, va bene. Allora, se il video vi è piaciuto ricordatevi di lasciare un like, iscrivetevi al canale. Un saluto a tutti, un abbraccio da Frafio Matale e a lunedì prossimo. Ciao ciao. Ciao a tutti.